Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione numero 23 del corso di statistica per la Digital Economy. Purtroppo la registrazione per la lezione di ieri, la lezione 22, diciamo così, per problemi tecnici, non è andata a buon fine e di conseguenza durante i primi 10-15 minuti di questa lezione io ribadisco i concetti dell'analisi delle corrispondenze. L'obiettivo di questa lezione è 1. Ribadire i concetti dell'analisi delle corrispondenze e vedere ulteriori esempi. Poi, prepararci al seminario del prossimo mercoledì e perciò io adesso ho i lucidi che il dottor Perrotta della Commissione europea aveva presentato lo scorso anno, e con esempi anche di analisi delle corrispondenze, con esempi di regressione, per farvi capire meglio quello che dirà, dedico un circa 10 minuti alla spiegazione di queste slide. Poi, l'ultima parte della lezione invece è dedicata all'analisi delle misure di distanza e similarità. Perciò nel sito. Adesso siamo nel sito, facciamo riferimento a questa, diciamo qualcosa appunto ancora sull'analisi delle corrispondenze e poi distanze e similarità. Va bene, questo ultimo file Euclid Mala è stato aggiunto, perciò mi raccomando di fare aggiorna relativamente a questa pagina. Bene. Allora, l'obiettivo dell'analisi delle corrispondenze è quello di sintetizzare le relazioni tra i profili righe e di profili colonna, cioè analizzare che relazione c'è tra la modalità iesima della tabella di contingenza sulle righe e la modalità j-esima della tabella di contingenza, appunto, sulle colonne. Che relazione perciò c'è tra la riga iesima e la colonna j-esima? Fij è la frequenza relativa della riga iesima colonna j-esima. Fi punto per f punto j è funzione della frequenza relativa attesa. Questa Fi punto f punto j nel linguaggio dell'analisi delle corrispondenze si chiamano anche masse, cioè l'importanza della riga iesima rispetto al totale e o l'importanza della colonna j-esima rispetto al totale. Le masse di righe di colonna nell'analisi delle corrispondenze possono essere interpretate come dei profili medi di riga e di colonna. Di conseguenza, questa operazione in cui vado a prendere le mie frequenze relative e vado a riscalarle per le masse di righe e masse di colonna, equivale a fare una centratura della tabella di contingenza originale. Ed equivale ad operare in termini di scostamenti dalla media. Cioè, invece di x, equivale ad operare in termini di tilde, scostamenti dalla media. Come nel caso di dati quantitativi, noi operavamo in termini di scostamenti standardizzati, anche in questo caso dobbiamo fare non solo un'operazione di centratura, cioè togliere le medie, ma fare un'operazione di scaling, ossia dividere per le standard deviation. Perciò questa matrice S è l'analogo della matrice Z nel caso delle componenti principali, ossia è l'analogo della matrice degli scostamenti standardizzati. Bene, questa matrice S si può ottenere in maniera matriciale, premoltiplicando e postmoltiplicando per la radice quadrata dell'inversa della masse di riga o delle masse di colonna. E come nel caso delle variabili standardizzate si faceva la scomposizione in valori singolari della matrice Z, qua si fa la scomposizione in valori singolari della matrice S. Abbiamo anche in questo caso la scomposizione in termini di autovettori, valori singolari e autovalori. Anche in questo caso
abbiamo le coordinate da inserire sulle righe oppure sulle colonne. Questa matrice S poi può essere vista, questa matrice S può essere vista come la varianza totale della tabella di contingenza. Perciò questa la somma dei quadrati della matrice S è quello che abbiamo chiamato inerzia. E perciò appunto la varianza totale. Questa varianza totale equivale alla distanza ponderata di ogni profilo iesimo rispetto al profilo medio, cioè la distanza di ogni profilo iesimo rispetto al profilo medio può essere vista come uno scostamento dalla media. Uno scostamento dalla media al quadrato. Se questi scostamenti dalla media al quadrato vengono moltiplicati per il peso, l'importanza della riga iesima, io ottengo la somma dei quadrati degli elementi della matrice S, cioè l'inerzia totale, che è equivalente anche altresì all'indice chi quadrato diviso n. Perciò questa somma dei quadrati della matrice S può essere interpretata effettivamente come varianza totale della tabella di contingenza. Come nel caso delle componenti principali andavamo a scomporre la varianza totale, cioè la somma degli autovalori, che la somma delle varianze, delle variabili standardizzate, che era pari a pi, anche in questo caso andiamo a scomporre questo chi quadrato diviso n. Andiamo a scomporre nei contributi dati dalle diverse righe o dati dalle diverse colonne. Perciò l'output dell'analisi delle corrispondenze è un insieme di coordinate di punti che devono essere inseriti nel grafico e il punto cruciale è che la vicinanza di un punto riga ad un punto colonna indica che quella modalità di riga è fortemente associata a quella modalità di colonna. Perciò allora scomposizione in valori singolari della matrice S, mi trovo le coordinate di riga e le coordinate di colonna. Se la tabella di partenza ha dimensione R per C, qua abbiamo R per 2, cioè le coordinate un insieme di una matrice di dimensioni R per 2 che ha R righe e 2 colonne, e se nel caso delle coordinate di colonna abbiamo un vettore che è C per 2. Noi andiamo a rappresentare graficamente questo vettore, questa matrice R per 2, questa matrice C per 2. Andiamo a sovrimporre i punti riga e i punti colonna. Tipico output dell'analisi in componenti principali è un grafico di questo tipo. Qua ci sono i punti riga e i punti colonna. La vicinanza di un determinato punto riga ad un punto colonna indica che quella determinata riga è associata a quella determinata colonna. Cioè, in questo caso, gli studenti, dato che una delle due variabili della nostra analisi era la professione, gli studenti erano legati a questo tipo di acquisto che era last minute. Poi punti distanti significano profili distanti, punti vicini indicano profili vicini e così via. Io vado a determinare e cercare di interpretare gli assi cartesiani, dare un nome. Questa interpretazione la faccio guardando l'importanza che hanno le diverse righe nel determinare il rispettivo autovalore. Poi, come nell'analisi in componenti principali, avevo le cosiddette comunalità, cioè la quota di varianza spiegata, anche in questo caso abbiamo le comunalità, e cioè tanto più grande è la comunalità, tanto più grande è la distanza di un punto dalla media, dalle coordinate 0,0, vuol dire che tanto più elevata è la quota di varianza che viene spiegata di quel determinato punto. La quota di varianza di un determinato punto, la varianza di un determinato punto è la sua distanza
dal profilo medio. Vediamo adesso una serie di esempi ulteriori. Allora, tutte queste cose, l'analisi delle corrispondenze si fa tramite la funzione CoreAna dell'FSTA Toolbox. Poi c'è anche la funzione CoreAna Plot che permette di ottenere grafici personalizzati. Nel file soluzione MATLAB, nel file che questo file, spiegazione output di CoreAna, c'è una spiegazione dettagliata di tutto l'output che mi produce questa determinata funzione. Perciò vediamo ulteriori esempi rispetto a quelli che abbiamo visto ieri. Allora, ulteriori esempi, andiamo a prenderlo nel nostro file che è analisi delle corrispondenze, questo. Ok. Allora, dunque, questo è l'analisi delle corrispondenze tra la professione e tra la professione, vedete la professione insegnante, dirigente e il tipo di laurea. In verde sono o meglio, in verde c'è il grado di scolarizzazione, laurea, elementare, scuola media superiore, scuola media, i punti verdi. I punti verdi è perciò appunto il grado di scolarizzazione. I punti invece blu sono invece i punti relativi alla professione. Si vede chiaramente che la laurea è associata alle professioni insegnante, imprenditore, dirigente. Si vede chiaramente altresì che tipo di scolarizzazione elementare è collegata al pensionato e casalinghe. Coloro che invece che hanno un titolo di studio, licenza media, licenza media superiore, avrete impiegato, artigiano, operaio. Quello che vi dicevo prima, la vicinanza di un punto riga e un punto colonna indica che c'è una forte associazione tra quella determinata riga e quella determinata colonna. Dunque, vediamo un altro esempio. Qua c'è un campione di 1576 individui che hanno risposto alla domanda sul tipo di dentifricio utilizzato. Le modalità sul tipo di dentifricio erano tre: marca utilizzo per lo più marca commerciale, marca industriale oppure è indifferente. Perciò una delle variabili è tipologia di dentifricio che viene utilizzato, A, B e C. L'altra variabile invece è la regione. Di conseguenza, il nostro dataset di partenza è una cosa di questo tipo, in cui su una colonna io ho il tipo di dentifricio che viene utilizzato dai diversi intervistati e in un'altra colonna ho la regione. Mi devo calcolare perciò la tabella di contingenza. Adesso devo capire quale modalità di riga è collegata a quale modalità di colonna, e cioè il tipo di dentifricio di tipo B è utilizzato per lo più dai Liguri, dai Piemontesi o dai Veneti. Il tipo di dentifricio di tipo C è utilizzato per lo più dai Piemontesi, dai Liguri. Analisi delle corrispondenze. Allora, vedete, in rosso ci sono le regioni, in blu ci sono la tipologia di dentifricio A, B e C. Allora, coloro che utilizzano dentifricio di marca non commerciale sono per lo più residenti in Lombardia e Piemonte. Coloro che invece utilizzano per lo più dentifricio di marca commerciale, quello che costa meno, e questi vedete per lo più sono i Liguri. Vedete, la modalità dei Veneti per lo più è indifferente. Perciò,
Qua c'è la varianza spiegata, 91,4%, 8,6%, perciò qua effettivamente questo grafico non ha nessuna perdita di informazione. Questo grafico effettivamente qua riesca a spiegare il 100% dell'inerzia totale. Poi vediamo, i lombardi sono quelli più vicini al centroide, poi vedete se volete dalla parte opposta rispetto qua ai Liguri e Piemonte dalla parte opposta qua rispetto al Veneto. Ecco, adesso sì. Sì, e come sono state calcolate? Dunque, queste sono state calcolate. Allora andiamo a prendere. Edit. No, CORRISP out si chiamava. CORRISP out. Out. Ok, mi imposiziono qua. Se questo andasse sistema bene. Benissimo. Allora, perciò la domanda era di rispiegare come vengono calcolati questa percentuale di varianza spiegata. Allora, faccio girare fino al punto in cui mi trovo la matrice S. La matrice S era questa matrice. Questa qua. Ci siamo, signorina, qua il calcolo della matrice S è chiaro. Faccio questa operazione matriciale, va bene? Adesso devo fare la scomposizione in valori singolari della matrice S. Mi sente ancora, vero? Sì, ecco, benissimo, benissimo. No, perché c'ero visto che c'era audio di sistema e ok, benissimo. Allora, la matrice S 13x4, qua una tabella di contingenza che è 13x4. La somma dei quadrati di questa matrice è la varianza totale della tabella di contingenza, che è anche il chi quadrato diviso n. Qua facciamo la scomposizione in valori singolari della matrice S. Scomposizione in termini di U per gamma per V. Cioè U per gamma per V è esattamente la matrice S. U per gamma per V meno la matrice S è una matrice di zeri. U per gamma per V è una matrice di zeri. U per gamma per V, questa qua è esatta, meno S, deve essere una matrice di zeri. Ah, U per gamma per V trasposto, certo. Certo, U per gamma per V trasposto. E vedete che c'è un E elevato a un E meno 15. D'accordo? Perciò U per gamma per V trasposto è esattamente la mia matrice S. Il massimo di questi elementi è veramente una cosa che è un E meno 16. Il nostro problema è che noi non vogliamo ricostruire esattamente la matrice S. Vogliamo ricostruire la matrice S prendendo invece delle prime quattro colonne della matrice U, prendendo solamente le prime due colonne della matrice U, poi prendendo la matrice che è 2x2 della matrice gamma e prendendo le prime due colonne della matrice V. Cioè, noi vogliamo prendere veramente, allora, K, innanzitutto guardiamo questo gamma. Gamma ci dice che il
il terzo, il quarto valore singolare è 0, perciò non conta. Qua è uno spazio di dimensione 3. Effettivamente, esattamente, esattamente. Ed elimino la dimensione 4. Perché gamma è 4x4, però qua, questo è uno spazio di dimensione 3, va ad eliminare la quarta, va ad eliminare che cosa? Allora, innanzitutto la minima dimensione dello spazio è numero minimo di righe meno 1 e numero di colonne meno 1. In questo caso è 3. È ovvio che è 3 perché quando io ho la mia n table, vediamo un po' questa n table, questa n table, oppure quando poi vado a fare le somme, se le somme di righe sono fissate, io nei last minute, giornaliere, ricorrenze posso metterci i valori che voglio, ma poi se i totali, i marginali sono fissati, i numeri che mi vanno negli acquisti settimanali sono già dati. Perciò è sicuramente uno spazio di dimensione 3. Allora, cosa vado a fare? Invece della matrice U, che ha quattro colonne, mi prendo le prime tre. La matrice gamma, che ha quattro righe e quattro colonne, mi prendo le prime 3 e 3. Guardate, gamma è diventata 3x3. U adesso diventa un numero di righe per 3, 13 per 3, e V in questo caso diventa un 4 per 3. Ok? Vediamo la perdita di informazione. Adesso faccio U per gamma per V trasposto. Di nuovo, vedete, sempre un E meno 16. Perché tanto l'ultimo autovalore era 0, perciò non contava niente. Ma noi vogliamo fare qualcosa di più. Vogliamo, per esempio, mettere K2. Se mettiamo K2, in questo caso, se facciamo questo giochetto, andiamo a prendere il blocchetto 2x2, andiamo a prendere la matrice che contiene solamente le prime due colonne e qua la matrice che contiene solamente le prime due colonne. In questo caso, se facciamo adesso questa differenza non è più 0, eh? Questa, vedete, è 0,0627, non è più 0 questa differenza, non viene ricostruita perfettamente. Allora, come facciamo a capire qual è la perdita di informazione? Allora, faccio rigirare tutto qua con run. Andiamo avanti, F10. Allora, dunque. La somma dei quadrati degli elementi della matrice gamma è la varianza totale della tabella di contingenza. La somma dei quadrati degli elementi della matrice S. Perciò questo gamma al quadrato e la somma di gamma al quadrato, la sum della diag di GAM2, è l'inerzia totale. Quello che avevamo chiamato questo qua, total inertia. Cioè, questa è la varianza totale. Il gioco lo fanno tutti questi numerini. Lo fanno il quadrato di questi numerini. Il quadrato del primo elemento 0, 28, 9, 9 sarà la varianza della prima colonna di U e ho la varianza della prima colonna di V. Il secondo numerino sarà la varianza della seconda colonna di U e ho la varianza della seconda colonna di V. Meglio, va bene. Sì, diciamo così, dai. Allora, di conseguenza, se faccio la diagonale di gamma al quadrato, di questo gamma al quadrato, e faccio la somma accumulata di questi tre, diviso l'inerzia totale, ho la quota di varianza accumulata che viene spiegata da queste tre componenti latenti. Questo vuol dire che la prima componente latente mi spiega il 50%, la seconda mi spiega circa il 33% e la terza mi arriva a spiegare un 17, globalmente mi spiega un 100%.
Di conseguenza, questa gamma, diagonale di gamma al quadrato, diagonale di gamma al quadrato diviso l'inerzia totale e questa varianza relativa accumulata spiegata, la posso mettere in questa tabellina. Ecco. Allora, primo valore singolare è 0,28, il suo quadrato è 0,08, 0,08 diviso la somma dei tre autovalori mi dà la quota di varianza spiegata, che è 50%. 0,08 più 0,054977 diviso la somma degli autovalori è esattamente 0,83812. La somma accumulata di varianza spiegata dalle prime due dimensioni latenti. Ecco, poi li vado a mettere dentro una table. Ed eccolo qua, l'inerzia spiegata, va bene. Poi io ho le coordinate di righe di colonna che devo inserire nel grafico. Come faccio a fare le coordinate di riga? Questa operazione matriciale. Queste sono le coordinate di riga da inserire nel grafico. Io vado ad inserire le prime due colonne nel grafico e queste sono le mie coordinate dei punti riga. Similmente, con i punti colonna, io faccio la stessa cosa. Ho le coordinate dei punti colonna e li vado a inserire nel mio grafico. Perciò la mia tabella di contingenza cos'era? 13 per 4, io ho punti che sono 13 per 2, ho ridotto le dimensioni 13 per 2, queste qua sono le coordinate dei punti riga, vado a prendere le prime due colonne, poi qua vado a prendere le prime due colonne di questo, e queste qua sono le coordinate dei punti colonna, queste invece sono le coordinate dei punti riga, le prime due colonne, e li vado a mettere nel grafico. E l'interpretazione poi è: la vicinanza di un punto riga ad un punto colonna indica che quella determinata modalità di riga è associata a quella determinata modalità di colonna. Mi dica, signorina, facciamo un po' di confronto dialettico. Mi dica cos'altro le posso dire di questo? Ecco, vediamo, ha capito bene anche perciò l'interpretazione del qua dove c'era l'esempio del dentifricio e delle regioni. L'esempio del dentifricio e delle regioni, eccolo qua. Alla modalità di riga marco non commerciale, sì, esattamente. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, perciò esattamente. Allora, il famoso detto che i liguri sono, tra virgolette, diciamo così, si direbbe stingi in inglese, un pochino attenti e che badano molto a risparmio, ecco, vedete che liguri è marca commerciale. Ecco, già che ci siamo e mi è venuto in mente adesso, quando guardavo questo grafico, vedete che c'è Piemonte, Lombardia, Veneto e qua c'è Liguria. Se volete, se Liguria fosse qua, questa qua sarebbe più o meno l'Italia rovesciata, vedete? Piemonte, Lombardia, Veneto, se Liguria fosse qua, questa sarebbe poi l'interpretazione un po' della cartina italiana, se fosse in questo punto, eh. Guardando, mi è venuto in mente adesso. Vediamo un po' l'interpretazione dell'asse X. Qua c'è marca commerciale, indifferente, marca non commerciale. Perciò, dato che la marca commerciale sicuramente è quella che costa meno, qua c'è marca non commerciale che questa costa di più, potrebbe essere interpretato, se vogliamo, anche il prezzo del dentifricio.
Sicuramente la marca commerciale qua costa meno. E questa potrebbe essere un'interpretazione di questa dimensione latente che spiega il 92% di varianza totale. Perciò il primo valore singolare al quadrato diviso la somma degli autovalori, diviso perciò l'inerzia totale, diviso la somma dei quadrati degli elementi della matrice S è del 91%. Vediamo un altro esempio. Questa è un'indagine molto seria che era stata effettuata su 2374 anziani della provincia di Parma. Perciò l'idea era andare in, il medico dava una diagnosi di questi 2374 anziani e poi l'anno dopo li andava a rivedere. Li andava a rivedere e andava a classificarli, quelli che, le cui condizioni di salute erano migliorate, le cui condizioni di salute erano stabili o leggermente peggiorate, oppure molto peggiorate, vedete, serious deterioration. E qua è una variabile che è la variabile in tutto lo studio che è risultata la più importante di tutti per spiegare il grado di deterioramento della fragilità degli anziani, per spiegare appunto la variazione nelle condizioni di salute dell'anziano. Perciò, quale modalità di riga è associata a quale modalità di colonna? Nelle righe qua c'è la variabile che si chiama grado di isolamento. Il medico classificava, perciò, questo anziano è isolato oppure no? Con modalità alta, medio, basso oppure isolamento assente. Perciò un anziano che magari andava al bar a giocare alle carte, al circolo, chiaramente aveva isolamento assente. Una persona che aveva invece non aveva nessun contatto con l'esterno, chiaramente isolamento elevato. E qua l'idea è andiamo a capire quale modalità di riga è collegata a quale modalità di colonna. Questa è la tabella di contingenza, vedete con le frequenze assolute e con anche le frequenze relative. Se la tabella è grande non si riesce a capire quale modalità di riga è associata a quale modalità di colonna. Bene, ok, questa è l'analisi. Questa è l'analisi che adesso l'andiamo ad interpretare. Chi ha isolamento, l'anziano che aveva isolamento assente, cioè l'anziano che andava al circolo, si vedeva con gli amici, e la cosa che è saltata fuori da questo studio che era indifferente poi se avevo o meno i familiari, perché qua risultava che chi aveva uno stato di isolamento assente, bene, era rimasto in condizioni di salute stabile. D'accordo? Qua vediamo un po' dove ci sono gli slightly worse e serious deterioration. Qua sono nella direzione assolutamente di gli anziani che avevano un grado di isolamento alto. Per lo più le loro condizioni erano o elevato peggioramento oppure peggioramento moderato. Perciò qua è risultato che il grado di isolamento era sicuramente uno dei fattori più importanti nel determinare la variazione dello stato di salute dell'anziano. Ed anche qua, low, questo qua, improved, vedete, slightly worse, serious deterioration, vedete che vanno vicini. Però io non gli ho dato questa informazione nell'analisi delle corrispondenze che peggiorato molto, peggiorato poco erano vicini. Qua c'erano solamente queste quattro modalità. Poi lui è lui che li va a mettere vicini questi. Ecco. Allora, questa è la varianza spiegata, guardiamolo, 87%, qua 11%, qua c'è tutta. Qua non c'è perdita di informazione. Capito? Qua c'è appunto una varianza spiegata che è del 99%. Perciò effettivamente questo grafico riassume bene tutto.
e della potenza dell'analisi delle corrispondenze. Dunque, ok, poi qua c'era un altro esempio che abbiamo visto ieri, che lo ripetiamo adesso, e allora qua era chi fa che cosa nell'ambito della famiglia? Le cose che vengono fatte dalla moglie o in maniera alternata dalla moglie o dal marito, oppure dal marito oppure congiuntamente. E qua c'è il bucato, il pasto principale, la cena, la colazione, i piatti, la spesa, e questo qua, il guidare l'auto, e poi le riparazioni e vacanze. Vedete, già da qua con le riparazioni qualcosa si vede. Vedete, le riparazioni per lo più, queste qua, vedete qua, c'è per lo più sono collegate lì qua ad husband. E vedete, holidays per lo più sono legate ai jointly, cioè la coppia che decide insieme dove andare a fare le vacanze. Di conseguenza, questa è l'analisi, poi in termini di analisi delle corrispondenze, vedete, husband è legato a driving e repairs. Holidays, vedete, jointly. Questo qua, wife, per lo più dice con riferimento al campione queste mansioni. E probabilmente official probabilmente è trattare con la pubblica amministrazione, vedete, questo qua è in maniera alternata. E vedete che tied in dishes e shopping sono, vedete, un po' sono, beh, più vicino a wife, più vicino fra wife e jointly, alternating questi. E anche questa, vedete, anche finances e insurances sono intermedie tra alternating e jointly. Anche qua la rappresentazione è effettivamente molto molto buona, circa un 90%. Bene, vediamo adesso l'atteggiamento verso la scienza ed il titolo di studio. Perciò in questa indagine è stato chiesto come sei verso la scienza, per niente favorevole, poco favorevole, indifferente, favorevole, molto favorevole, e poi qual è il tuo titolo di studio e qual è la tua classe di età. Andiamo a vederlo. Perciò il database è una cosa di questo tipo. Ho tutti i miei rispondenti, l'atteggiamento verso la scienza, codificato con modalità 1, 2, 3, 4, 5. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5. Titolo di studio ed età. Titolo di studio è codificato dall'1 a 6. Sei addirittura il dottorato, laurea specialistica, laurea triennale, diploma, licenza media e licenza elementare. Ok, allora, com'è chi ha dato uno, chi ha dato due, cioè atteggiamento verso la scienza per niente favorevole, poco favorevole, che titolo di studio ha per lo più? Perciò, quale numerino nella colonna C è collegata a quale numerino nella colonna D? Analisi delle corrispondenze. Andiamola a vederlo, dai. Chi è che vuole prendere la parola per commentare questo grafico? Dai, ragazzi, chi è che vuole prendere la parola? Chi è che vuole prendere la parola? Certo. Sì. Certo, perciò. Certo, basso grado di scolarizzazione vuol dire che assolutamente non sei favorevole alla scienza. Sì, indifferente è in mezzo a, sì, esatto, quelli che sono indifferenti, licenza media, sì, esattamente, esattamente. Sì.
E per lo più i poco favorevoli sono vicini alla licenza media, sì. Esattamente, esattamente. Bene. Esatto. Sì. Ah no, qua non c'è. Qua è l'analisi delle corrispondenze solamente tra questi due. No, 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 cioè bisogna fare un'altra analisi delle corrispondenze. No, questa qua era l'analisi delle corrispondenze tra, cioè questa non... sì, esatto, esattamente, esattamente, esattamente. Bene, adesso vediamo come si interpreta l'asse X. Oh, e allora lo interpretiamo effettivamente come il grado di scolarizzazione. Ma la cosa pazzesca è che questa 1, 2, 3, 4, 5, 6, io non gliel'ho mica dato questa informazione, che 3 è maggiore di 2 è maggiore di 1, che 4 è maggiore di 3. Cioè, questa è la cosa incredibile. Non gliel'ho dato mica questa informazione io, eh. Cioè, quando in quest'analisi, questi sono dei codici. Lui 3, 4, 2, 1, questi qua sono dei codici, io potevo metterci anche 100, 4, 6, 10, però in termini di dimensione latente, guardate cosa mi trova. Mi trova il grado di scolarizzazione. Ma questo è incredibile, eh? Vedete, passando da sinistra verso destra, io effettivamente ho il grado di scolarizzazione. Dunque, perciò la dimensione 2 per me è un po' più ostica da interpretare. Perciò diciamo, qua ci sono i due estremi, se volete, laurea specialistica e licenza elementare. Qua ci sono i due estremi, li vedete? Perciò questo qua voglio magari è grado di scolarizzazione, questo qua intermedia, e questo qua invece grado di scolarizzazione qua o tutto o niente, vedete? Questo come si può interpretare l'asse Y. Ecco, poi l'asse X come si interpreta? Qua a valori maggiori di 0, coordinate maggiori di 0, ci sono i favorevoli molto favorevoli. E invece valori negativi, l'1, 2, 3, quelli che sono niente, per niente favorevoli, poco favorevoli o indifferenti. Perciò questo qua a favore e questo qua non a favore. Perciò questo è il grado di scolarizzazione, l'asse X, e che si interpreta anche appunto come il grado di come se è favorevole rispetto alla scienza. Vedete che c'è il molto favorevole, poi favorevole, indifferente e così via. Ecco, dunque. Va bene, questo è il commento che abbiamo visto, ormai l'avete capito benissimo. Dunque, ok, adesso andiamo a vedere le slide del dottor Perrotta. Dunque, andiamo a vedere le slide del dottor Perrotta e le ho inserite qua. Dunque. Perciò queste sono le slide del seminario che ho fatto l'anno scorso e mi ha dato l'autorizzazione a farvele vedere anche un po' in anticipo. Perciò questi sono il tipo di dati che vengono analizzati. Da loro passano tutte le merci le dichiarazioni doganali di tutte le merci che arrivano all'interno della Commissione europea. Perciò qua dice la merce dove è partita, partner, in questo caso è China, dove è arrivata, perciò GR sarà Grecia sicuramente, HR è probabile che sia Hungary, chi lo sa. Beh, questo qua è il periodo, questo qua poi il valore della merce, la quantità e la quantità, diciamo così, perciò quanti pezzi sono in tonnellate,
Come? HR è Croazia, Croazia, benissimo. Bene, bene. Questo qua, merci che dalla Cina allora sono arrivate in Croazia. Sì, Croazia, sì, Croazia. Ok, questo qua è il valore moltiplicato per 1.000 euro e questo qua le tonnellate. Qua è la quantità supplementare, nel senso che a volte quando arrivano le magliette dalla Cina non è che sono vendute in termini di quantità, sono vendute in termini di peso. Arriva il container dalla Cina, allora nella nave lo pesano e vedono quanto è, quante quintali di magliette ci sono nel container. Bene, allora qua loro vanno ad analizzare il valore rispetto alla quantità, il valore sull'asse Y e la quantità sull'asse X. Perciò il valore è il prezzo per la quantità. Di conseguenza, se uno fa una regressione dove l'asse Y è il valore, la variabile dipendente è il valore, e l'asse X è la quantità, qua va a vedere qual è il prezzo di quel determinato bene. Perciò qua vedete una retta di regressione, un intervallo di confidenza della retta di regressione, e qua vedete due dichiarazioni doganali che non sono all'interno dell'intervallo di confidenza. Queste hanno una quantità, ditemi ragazzi, vedete anche il mio mouse? Il mio mouse si vede? Ecco, speriamo che si veda anche dentro YouTube. Allora, queste sono dichiarazioni che hanno, vedete, quantità, vedete, 25.000 kg, e qua hanno dichiarato un valore che se volete è 30.000, cioè. E questa qua hanno di questo prodotto, lenzuola di cotone dall'India, qua sono arrivate 28, capito, 28, qua saranno 28 quintali, sì, probabilmente 28 quintali o 28 tonnellate, non lo so. E in corrispondenza di questa quantità io mi attendevo un valore che era all'incirca qua. Invece è stato dichiarato un valore che è molto più basso. Questo valore va bene se trasporti questi 5K, questi saranno, non so se sono tonnellate o quintali, supponiamo che siano quintali, se trasporti 5 quintali di lenzuola di cotone, ma se ne trasporti 28 quintali di lenzuola di cotone, mi aspetto che tu dichiari un valore che è in questa zona. Perciò questi loro li chiamano low price outlier, cioè osservazioni che hanno un prezzo che è inferiore di quello che dovrebbe essere. Poi loro vanno a monitorare qua nel tempo, queste vedete è un esempio di importazioni di scarpe dalla Cina, qua vedete sono dichiarazioni che hanno un prezzo che è molto inferiore rispetto a quello che doveva essere. Poi dopo dopo c'è l'ispezione da parte dell'Europol e vedete che dopo che c'è stata l'ispezione, ecco che vedete che i prezzi poi tornano a livello, questi qua erano i prezzi prima e questi qua i prezzi dopo. Questo qua invece era il livello medio di prezzo. Prima, vedete qua c'è veramente sotto una dichiarazione doganali che sono molto inferiori di quello che dovrebbero essere, poi dopo c'è qua l'investigazione ed ecco che il livello di prezzo torna quello che deve essere capito, che deve essere appunto in accordo alle rimanenti. Bene, allora fa vedere poi una serie di applicazioni dell'FSDA Toolbox e qua riporta il codice MATLAB lui è una persona molto precisa e vuole poi che gli studenti possano poi rifare quello che lui mostra. Allora, questo codice adesso io ve lo do e anzi io qua vi do tutto. Dunque, andiamo a fare Show in Explorer.
MyWeb, dunque, jersey, slide, code dataset. La chat. Perciò, in questo file zip voi potete trovare tre file. Potete trovare le slide, potete trovare un dataset che viene utilizzato e il codice MATLAB. Adesso andiamo a vedere questo codice MATLAB. Andiamo a vedere JRC code. Allora, adesso vogliamo ricostruire questo grafico. Questo qua è un esempio di partenza. Qua fa vedere, diciamo così, un po' introduce valori anomali. Allora, fate girare le righe dalle 8 alla riga, dalla 1 alla 7. Quello che avete è esattamente questo grafico in cui c'è il punto di ebollizione e il logaritmo della pressione. Bene, in questo grafico, proviamo un po' a commentare insieme questo grafico. Dai, chi è che vuole intervenire? Ecco, magari il file apritelo successivamente. Io ve l'ho dato adesso, ma adesso state un attimo ad ascoltare quello, il commentiamo insieme, poi avete la possibilità di riprodurre tutto senza problemi. Allora, da questo grafico cosa si evince? Com'è la relazione tra y e x? E ci sono dei valori anomali qua? Tutto bene, allora andiamo a metterci LSLine. Oh, adesso ci ho messo la linea di regressione LSLine. Oh, ma certamente che anomalo! Ma certamente, vedete che c'è un fit che è quasi perfetto. E infatti, così deve essere la relazione tra il logaritmo della pressione e il punto di ebollizione. È esattamente una relazione fisica che deve essere lineare. E qua c'è un punto che effettivamente che non è in accordo con le rimanenti. Vedete che è esattamente questo punto qua. D'accordo? Che ha un... Poi... Ecco, poi sarà la statistica a dirti di quanto è anomalo, perché il grado di anomalia è relativo, cioè dipende dal fit. Se il fit è molto molto buono, tutti i punti sono esattamente lungo una retta, chiaramente piccole deviazioni dalla retta, ecco, fanno ritenere una cosa, diciamo così, abbastanza sospetta, anomala. Bene, questo è un esempio che fa vedere. Dunque, questo qua, punto di ebollizione dell'acqua, pressioni differenti, perciò l'obiettivo qua è stimare questa y dato x. Bene, allora, adesso qua c'è questo valore anomalo, però, diciamo così, valore anomalo, però non è un valore anomalo oltraggioso, se possiamo definirlo così. Adesso andiamo a prendere un valore anomalo, qua lo definisce il dottor Perrotta, aggiungiamo un outlier pesante, ossia un'osservazione che è influente. Allora andiamo con il codice, qua andiamo a modificare l'ultima riga di y e di x in questa maniera. Andiamo a farlo. Perciò qua dico che yc. Lui è un computer scientist, perciò YC, tutti i suoi nomi che dà sono tutti evocativi, perciò YC lui lo intende come Y contaminated,
Perciò YC uguale a Y, uguale a Y. Bene, adesso nell'ultima posizione di Y mi prendo quello che c'era prima meno 3. Allora, qua c'era 147,8, con questa istruzione qua diventa 144,8. Bene, escon C mi rimane X, vado a contaminare solamente Y. Ah no, anche escon C lo vado a contaminare anche X, eh? L'ultima riga di x che era 100.1111 ci aggiungo 6 e dopo questa istruzione x con c mi diventa 106. Bene, faccio il plot. E questo è il plot. Oh, ok, adesso qua siamo tutti d'accordo. Va bene, questo beh, statisticamente è un valore anomalo, ma questo è un valore anomalo è sicuro al 100%. Bene, facciamo la retta di regressione. Oh, vedete la retta di regressione? La retta di regressione risente di questo punto e fa sì che questi punti hanno un residuo basso, hanno un residuo elevato, ma perché c'è questo valore anomalo. Tanto, cioè, i valori anomali hanno un effetto enorme sull'andamento della retta di regressione. Quello che fanno lì al centro di ricerca della Commissione europea utilizzano metodi robusti, metodi che si adattano alla maggior parte delle osservazioni e lasciano perdere questi valori anomali. Qua non è che puoi fare un fit basato su tutte le unità, ma anche se tu, se qua invece di avere più 6, qua ci avessi messo più 16, cioè c'è una cosa di questo tipo. 16, quando dopo vai a fare l'LS line, guardate come cosa vi risulta. È certo, è che non ha mica senso, cioè, ma ne basta una, cioè qua basta una dichiarazione, qua basta una dichiarazione, diciamo così, di questo tipo qua. Vedete, queste dichiarazioni di questo tipo poi ti fanno sballare completamente la tua retta. Perciò qua la tua retta e l'intervallo di confidenza deve essere un intervallo di confidenza che è robusto, che è resistente alla presenza di valori anomali. Non deve essere influenzato da queste dichiarazioni che sono potenzialmente fraudolenti. Potenzialmente, poi ci potrebbe essere qualsiasi cosa, eh? Quello qua, l'obiettivo dello statistico, perciò identificare quelli che sono i valori anomali e segnalarli. Poi la situazione finisce lì. Dunque, perciò quello che vuoi avere qua è un fit che si adatta alla maggior parte dei dati, che non risente della presenza di questo valore anomalo. Vuoi utilizzare metodi robusti, che è esattamente quello che, così adesso lo sapete, quello che facciamo qua a Statistica, qua a Parma, che abbiamo questo centro di statistica robusta, cioè sviluppiamo metodi che non risentono della presenza di valori anomali. E infatti io sono 20 anni, che sto, forse anche più di 20 anni, che sto studiando queste cose e bene, a Parma siamo conosciuti per questo, per come, appunto, come essere cutting edge della ricerca, al fronte della ricerca sulla statistica robusta. Allora, avete capito che qua io voglio un fit che è basato su tutte queste osservazioni e lasciar perdere questa, ma devo farlo in automatico, non è che posso farlo in, diciamo così, in manuale. Devo avere delle tecniche che mi dicono poi quali sono le osservazioni anomale, quelle che non sono, perché immaginate tutte le merci che arrivano all'interno della Commissione europea e ci sono miliardi di combinazioni. Per ognuno di questi miliardi di combinazioni si fanno girare i metodi robusti e perciò si vede, perciò in corrispondenza di quel determinato prodotto, quali sono le transazioni, diciamo così, sospette. Perciò torniamo a noi e facevo undo era più 6. Ok,
A questo punto, io ho questo qua erano perciò, i miei dati, e questo qua era questa osservazione anomala che fa sì che la retta di regressione non era assolutamente informativa. Bene, adesso invece facciamo un fit robusto, cioè analizziamo, apprendiamo la funzione LXS dell'FSDA Toolbox. E andiamo a metterci la retta che salta fuori da questo fit robusto. Allora, quella in rosso è la retta robusta, quella in blu è la retta non robusta. Vedete qua, c'era io questo qua l'ho fatto sui dati contaminati, l'ho fatto su YC, su ISCON-C, però qua il fit robusto non risente della presenza dei valori anomali. Vedete il fit robusto come segue la maggioranza delle osservazioni. Questo che era un po' valore anomalo rimane tale. Questo poi è il solito valore anomalo oltraggioso. Poi, un po' più di qua. Poi è possibile anche con tecniche inferenziali che abbiamo sviluppato poi nel corso del tempo, andare a fare una banda di confidenza e andare a vedere quando è che poi esce fuori dalla banda di confidenza. Perciò qua questo ti dice che le 10 osservazioni sono dentro la banda, 11 stanno dentro la banda, 12 dentro la banda, 13, 14 dentro la banda e poi dopo ecco che vai fuori. Queste le osservazioni 15 e 16, perché ci sono metodi che vanno a ordinare queste osservazioni, perciò queste 15 e 16, che sarebbero esattamente questo e questo. Perciò qua si parte dal cuore dei dati, si vanno ad includere, aggiungere osservazioni via via, infatti vedete che c'è subset size, la dimensione del sottoinsieme. Dimensione del sottoinsieme, perciò se parte da un sottoinsieme di dimensioni ridotte, questo si aumenta, poi si vanno a vedere queste statistiche. Qua si va a vedere il minimo residuo tra quello che sta fuori del subset. Se il minimo residuo tra quello che sta fuori è basso, vuol dire che tu stai per aggiungere un'osservazione che è in accordo con quelle che hai già. Se invece il tuo minimo residuo tra le osservazioni che non sono nel tuo subset è alto, vuol dire che stai per includere un'osservazione anomala. Va bene. Questo adesso non vorrei andare troppo oltre. Vediamo anche un esempio, andiamo a vedere in queste slide. Ecco, questo qua è l'esempio che vi fa vedere dove c'è questo valore anomalo, come questa retta di regressione tradizionale è completamente perciò influenzata dalla presenza di questo valore anomalo e le due rette, la retta robusta e la retta non robusta. Poi, ecco, e questo qua era l'altro grafico, è quello che cercavo di dirvi del subset size, va bene, va bene, non vi preoccupate. Questa slide, cioè qua capite che io vado a farlo in maniera inferenziale, ci sono delle bande di confidenza e vado a dichiarare in automatico quanti sono i valori anomali. Dunque. Va bene, ah sì, qua sì, magari c'era da far vedere questo che si può fare tutto anche in maniera interattiva se volete. Fare tutto in maniera interattiva, e cioè fate girare da 25 a 33, cioè qua potete vedere, cioè allora se voi selezionate questo punto. Andate a vedere, ecco, mi corrisponde a questo, vedete? Quest'altro punto, aspettate che c'era data, allora vado a chiudere tutte le finestre. Allora faccio girare questo pezzettino, questo punto qua, questo tratto, questo residuo qua corrispondeva a questo residuo, a questo, vedete? Questo
è quello che aveva un residuo oltraggioso, questo che era qua sotto, eh. Andiamo a vederle. Allora, questo era il residuo che era di quella dell'unità che aveva un outlier oltraggioso, questo. E questa di sopra invece era il cosiddetto residuo riferito a questa unità qua. Va bene, poi qua lo potete eventualmente togliere o aggiungere. Perciò ci sono tutta una serie di tool che sono automatici e una serie di tool che sono interattivi. Allora, andiamo a vedere adesso un'altra. Allora, vi è chiaro perciò cosa fanno qua lì al centro di ricerca di Ispra? Vanno a vedere Y, che è il valore, contro la quantità, a regredire il valore contro la quantità, e vanno a vedere eventuali dichiarazioni che non sono in accordo con le rimanenti. Perciò c'è una retta, c'è un intervallo di confidenza e vanno a identificare eventuali osservazioni anomale. Poi non tutto un sistema pazzesco di interfacce che vengono utilizzate poi da tutte le dogane della Commissione europea. Dunque, vediamo, questo qua appunto sono 300, 677 transazioni di un prodotto ittico, le aragoste, in Europa tra il 2003 e il 2004. Vediamo un po'. Analizzando questo grafico, oppure facciamolo in MATLAB. Ecco, analizzando questo grafico, cosa si rileva? Provate a intervenire, dai. Oh, vedete che ci sono due rette? Oh, esattamente. Bravissima, bravissima signorina. Esattamente, voleva arrivare fino a questo punto. Bravissima. Bravissima, signorina De Fiori, eh? Benissimo, vado avanti nel commento. Cioè, una è fatta tutta di valori anomali. Cioè, questi qua, dato il loro livello di quantità, hanno dichiarato un valore che doveva essere qua, invece qua. Ma volete immaginare, vedete, questo qua hanno importato 150 quintali di aragoste, qua circa, e hanno dichiarato un valore che veramente che è molto basso, doveva essere qua. Qua mi hai fatto delle importazioni di 250 tonnellate d'aragoste. Oh, 250 tonnellate d'aragoste è tanta roba, eh? E hai dichiarato qua un valore per 1000 intorno a 1500, quando in realtà il valore da dichiarare doveva essere intorno a 3000. Vedete queste che hanno importato, queste qua importazioni, 380 tonnellate d'aragoste. E come il valore dichiarato, che in effetti ci sta, che è tutto sulla retta. Questo è un insieme di transazioni che effettivamente non sono in accordo con l'andamento generale dei punti. Ma qua si sta parlando di un'evasione in termini di frodi IVA pazzesca, di bilioni di euro, eh. Allora, andiamo a fare l'analisi robusta e andiamo a vedere, andiamo a fare l'analisi robusta. Perciò FSR, questa è una delle tante funzioni che ci sono nel toolbox. Ecco, in rosso sono quelle dichiarate anomale. Vedete gli outliers? Tutti in automatico. Vedete come sono tutti, se io cancello gli outlier, guardate come tutti i punti che sono belli lungo una retta, eh? Lo vedete? Poi quello che al centro di ricerca interessa sono queste in basso, non tanto queste in alto, ma queste, perché hanno dichiarato un valore che è molto inferiore di quello che dovevano dichiarare. Queste va bene, sono quasi in linea, va bene, ma il problema sono queste, il problema è questa, il problema assolutamente è questa. Capito? Qua poi
c'è una soglia, quando ti devi fermare, tutto in automatico. Vedete, questa cosa io l'ho fatta adesso in mezzo secondo. Allora, vai a vedere quali sono diciamo così, i paesi in cui c'è stata questa evasione. E qua vedete questo elenco. Insomma, qua una cosa ormai è nota, è successa ormai quasi 20 anni fa. Insomma, le aragoste che venivano fatte sbarcare in Spagna venivano fatte sbarcare con dichiarazioni doganali che erano molto inferiori. Queste qua sono tutte le transazioni che andavano a finire in Spagna. Cioè, tutti gli altri paesi europei, questi avevano dichiarazioni che erano in accordo, e invece quali dichiarazioni che arrivavano invece in questo paese europeo, vedete che presentavano un valore dichiarato che era molto inferiore di quello che doveva essere. Ok, ditemi se c'è qualcosa che non è chiaro, qualcosa che cioè, avete capito, però quando la signorina mi ha detto ci sono due rette, bene, subito ha capito. Cioè, ci sono perciò due livelli di prezzo. Questo è il livello di prezzo normale e questo invece è il livello di prezzo delle dichiarazioni fraudolente, perché il prodotto è esattamente lo stesso. E non è pensabile che se arriva nella nazione A, allora ci sono certi livelli di declaration, se arriva nella nazione B, invece viene dichiarato con valori molto inferiori. Veramente qua si sta parlando poi di navi, di container, poi fatti in un determinato periodo di tempo, per questo qua negli anni 2003 e 2004. Allora, questo è un po' il succo della prima parte questo qua è l'esempio, vedete? Ok, e questa qua appunto le dichiarazioni, questo qua lo lascio, vedete, chi sta sottofatturando in questo caso. Bene, adesso qua ci fa vedere applicazione dell'analisi delle corrispondenze. Dunque, loro qua vanno a classificare le transazioni a seconda del livello di prezzo e hanno 5 gruppi. Il gruppo 1 sono quelli che sono nella fascia di prezzo bassa e 5 nella fascia di prezzo alto. Dunque, perciò la tabella di contingenza di partenza è una cosa di questo tipo. Poi lui qua ha messo anche tutto il codice, perciò qua ci sono i paesi, Great Britain, Slovacchia, questo qua sarà Belgium. E non so cosa sia, IS sicuramente Spagna, PL Polonia, FI Finland, Grecia, Ungheria, SI non so cosa sia, NL invece l'Olanda e così via, e l'Italia, ok. Va bene? E questi qua sono i livelli di prezzi. Dunque, ad un certo segmento di prezzo, queste qua sono merci, un determinato merci, non so se lo dice qua, che arriva dalla Cina. Allora, questo P con 1, 1 P, e questo 1 è la fascia di prezzo più bassa e 5 la fascia di prezzo più alta. Bene, quale paese, quale riga è collegata alla fascia di prezzo più bassa e o quale paese è collegato alla fascia di prezzo più alto, capito? Questo qua è una tabellona enorme, è impensabile che questo guardarle tutti a mano. Io devo avere determinati tool che mi dicono quale riga è collegata a quale colonna. E questo è esattamente l'obiettivo dell'analisi delle corrispondenze, analizzare la relazione tra due variabili qualitative. E le due variabili qualitative qua sono i segmenti di prezzo. Questo qua sono il prezzo basso, questo qua prezzo alto e le 28 nazioni che componevano l'Unione Europea, prima c'era anche la Gran Bretagna. Allora, l'obiettivo è quali nazioni sono prevalentemente associate al prezzo scon 1, quali nazioni sono prevalentemente associate al prezzo scon 2, scon 3, scon 4 e scon 5? Perciò in quali nazioni c'è una sottofatturazione, capito? Perché se trovo che una nazione è
collegata al livello di prezzi con 1, allora vuol dire che poi dopo le merci tenderanno ad andare a finire in quella nazione, ma perché c'è una sottodichiarazione per le prezzi che arrivano per le merci che arrivano in quella determinata nazione. Dunque, perciò analisi delle corrispondenze e questa qua, lui poi come al solito è preciso e qua ci dice, qua un recap, ci sono gli autovalori, l'inerzia totale, il quadrato dei valori singolari, c'è la percentuale di varianza spiegata, ci sono i factor loadings, le correlazioni tra profili, righe e colonne con gli assi principali, ci sono gli score. E ci sono le comunalità, la percentuale di inerzia spiegata dai profili righe e profili colonna. Bene, allora adesso andiamo a fare l'analisi delle corrispondenze. Perciò scomposizione della statistica chi quadrato, perché la somma dei quadrati della matrice S è il chi quadrato diviso n, perciò l'analisi delle corrispondenze fa una scomposizione di questo chi quadrato diviso n, e qua c'è la quota di varianza spiegata, dalla prima dimensione latente, dalla seconda dimensione latente. Perciò qua vai a spiegare il 94%. Capito? Di conseguenza, l'input è una matrice che è 28 per 5. Spazio, 28 dimensioni e 5 dimensioni. In realtà 27 per 4, perché se è uno spazio è dimensione 4, diciamo. E qua lo vai a ridurre. Questi 28 per 5, qua l'output ti viene un 28 per 2, due nuove variabili che riassumono i punti riga. L'output diventa invece per le colonne, diventa una matrice che è 5 per 2, due nuove variabili che riassumono i punti colonna. Perciò invece di una matrice che è 28 per 5, io vado a fare la scomposizione in valori singolari e prendo 28 per 2 per 2 per 5, e poi in mezzo ci sono i valori singolari, 28 per 2 per 2 per 5, mi viene un 28 per 5. Vado a ricostruire la matrice di partenza che era 28 per 5. D'accordo? Ma vado a ricostruirla che cosa? Con le prime due dimensioni latenti per le righe e le prime due dimensioni latenti per le colonne. Ok. Andiamo a fare queste cose. Questa qua è la tabella di contingenza che c'era nel file, perciò che l'andiamo a caricare. Okay. E andiamo a fare l'analisi delle corrispondenze. Ok. La prima spiega l'83,3%, la seconda il 10,7%, che dovrebbero essere esattamente quelle, eccolo qua, 83,3 e 10,7. Ok, adesso andiamo a vedere come può essere interpretato l'asse X. Dai, a voi la parola. Come può essere interpretato l'asse X? Allora, ISCON 1 era a livello di prezzo basso, poi andavamo a aumentare ISCON 2, ISCON 3, ISCON 4 e ISCON 5. ISCON 5 era a livello di prezzo più alto. Dunque, passando da sinistra verso destra, che cosa ho? Esatto, esattamente, 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 ed è quello che scrive qua il dottor Perrotta. Quest'asse può essere interpretato come il livello di prezzo. Le nazioni con valore della prima dimensione inferiore a zero, queste, lavorano con livelli di prezzi ISCON 1 e ISCON 2. Qua invece lavori con livello di prezzo che sono ISCON 3, ISCON 4 e ISCON 5. Perciò qua c'è il livello di prezzo basso, qua c'è il livello di prezzo alto. Questa è la prima dimensione, che spiega l'83,3% di varianza. Cioè, questo è quello che fa il gioco, è il livello di prezzo. Ma ancora una volta, io tutte le volte sono sorpreso da questa analisi delle corrispondenze, ma il fatto che ISCON 2 seguiva ISCON 1 ed era prima di ISCON 3, io questa informazione non gliel'ho data in alcun modo. L'ha trovata lui.
Escon 2, escon 1, escon 2, escon 3, escon 4, escon 5. Qua potevo metterci le label, Pippo, Topolino, Pluto. È lui che è andato a vedere questa dimensione latente. Quello che spiega l'84% di varianze delle variabili originarie. Cioè, tutte queste analisi a me mi cioè, veramente sono incredibili, eh? Poi, interpretazione della seconda dimensione latente. Ah, certo. Questo qua sono i prezzi estremi e questi i prezzi normali. Vediamo un po', andiamo a vederlo in MATLAB qua, eh. Qua c'è escon 2, escon 3, escon 4 e qua c'è escon 1, escon 5. È un po' nell'esempio come nelle elezioni americane, che c'era la seconda dimensione, che c'erano qua i democratici e che c'erano qua i repubblicani o viceversa. D'accordo? Perciò questi qua sono livelli di prezzi estremi e questi qua invece i livelli di prezzo normale, vedete, escon 2, escon 3, escon 4. Certo. Allora, questo quadrante. La scia dell'Assisi è a livello di prezzo, dal prezzo più basso al prezzo più alto. Vedete, l'asse dell'ordinate qua mi dice che qua ci sono i prezzi estremi e qua i prezzi normali, i prezzi intermedi. Vedete, escon 2, escon 3, escon 4 e qua invece i prezzi estremi. Cioè passo da prezzi, diciamo così, nella normalità intermedi a prezzi estremi. Andando in queste dimensioni, se volete. Sì, che tanto questa è escon 3, escon 4, queste qua invece qua, ma qua mi sposto verso l'alto e sono i prezzi estremi, escon 1 e escon 5. Poi c'è escon 4 e poi andiamo con escon 3, escon 2. Qua mi dice anche che escon 4 è molto più vicino a escon 5 e escon 3 di quanto non lo sia escon 1 e escon 2. Questi sono veramente quelli che sono i low price. Questi vedete che sono vicini, escon 3, escon 4 e escon 5. E qua c'è la maggior parte dei paesi. Vedete che figata questo. Qua ci sono la maggior parte dei paesi, la maggior parte dei paesi europei. Qua c'è un gruppetto che lavora con livello di prezzo escon 2, queste nazioni. Ma quelle che è cruciale di tutti sono quelli che lavorano con un livello di prezzo di escon 1. Che questa qua dovrebbe essere la Slovacchia, questo dovrebbe Malta e vedete GB e poi la Gran Bretagna, qua e Grecia. Vuol dire che queste nazioni lavorano con livelli di prezzo estremo e escon 1. Qua le dichiarazioni doganali per lo più hanno livello di prezzo molto molto basso in questi paesi. Vedete che, allora andiamo a vedere poi i commenti che fa. Dunque, perciò l'asse, questo è il secondo asse, non normalità nel livello di prezzo. Poi quadrante in alto a sinistra. Ecco, quadrante in alto a sinistra, qua ci sono prezzi estremi bassi. Le nazioni che si trovano nel secondo quadrante, qua, sono caratterizzate da livello di prezzo bassi ed estremi. Poi andiamo un po' a vedere. Interpretazione dei punti vicini e lontani dall'origine. I punti vicini all'origine degli assi sono i punti vicini al centroide. È questo. Ma in realtà il centroide robusto sarà qua. Questo è il centroide non robusto, che è influenzato dai cosiddetti anche valori anomali. Se volete, il centroide qua, il centro, è spostato qua verso sinistra. Qua i punti lontani dall'origine rappresentano punti distanti dal profilo, perciò Slovacchia, questi qua sicuramente distanti, e anche escon 1, vuol dire che il livello di prezzo escon 1 è molto distante dagli altri livelli di prezzo. Poi io ho 5 colonne nella mia table, qua nella mia table ho 5 colonne, ma escon 1, la colonna escon 1 è molto diversa da quelle di escon 2, escon 3, escon 4 e escon 5 e non c'era verso. Guardando i dati grezzi che io potevo avere questa informazione io ce l'ho poi guardando il grafico di analisi delle corrispondenze. Dunque, poi andiamo a vedere interpretazione. Se io qua il dottor Perotta mi mette delle frecce per indicare che la lunghezza delle frecce
è la comunalità, cioè la quota di varianza spiegata da queste due dimensioni latenti. E vedete che la freccia qua di ISCON 1, di livello di prezzo ISCON 1, presenta un angolo che è molto vicino a quello della prima dimensione latente, molto vicino e però nella direzione opposta. Perciò vuol dire che il livello di prezzo ISCON 1 è spiegato molto bene dalla prima dimensione latente e si trova nella direzione opposta. Qua passo da prezzi bassi a prezzi alti e qua sono le nazioni che sono nella direzione della freccia, sono nazioni caratterizzate da transazioni che hanno un livello di prezzo ISCON 1, livello di prezzo molto basso, molto molto basso. Queste tre nazioni invece lavorano con un livello di prezzo ISCON 2 e invece tutte le altre nazioni qua hanno niente di particolare, capito? Vedete, l'angolo tra ISCON 1 e ISCON 2 oppure ISCON 2 e ISCON 3 è quasi 90 gradi. Vuol dire che c'è una notevole differenza e ortogonalità tra lavorare con il livello di prezzo ISCON 1 oppure lavorare con il livello di prezzo ISCON 2. In ogni caso, qua la lunghezza della freccia è proporzionale alla comunalità, perciò ci dice che ISCON 1 è il livello di prezzo che è spiegato meglio. Poi, interpretazione angoli vicini a zero, e questo qua l'abbiamo visto, angolo basso tra ISCON 3 e ISCON 4 indica che questi due livelli di prezzi sono simili. Angoli vicini a 90, eccolo qua, sì. Sì. Angoli vicini a 180 gradi indicano che le due modalità sono legate tra loro in maniera forte e inversa. ISCON 1 con questi ISCON 3, ISCON 4 e ISCON 5, più o meno un angolo di 180 gradi, vuol dire che il livello di prezzo ISCON 1, capito, è fortemente correlato in maniera negativa con i livelli di prezzi ISCON 4 e ISCON 5. Angoli tra la freccia e l'asse, eccolo qua, e questo qua ve l'ho commentato prima. Angolo vicino a 180 gradi tra ISCON 1 e la prima componente latente segnala che il livello di prezzo di ISCON 1 è correlato negativamente con la prima dimensione latente. E nazioni che si trovano nella direzione della freccia, esattamente. Nella direzione di ISCON 1, queste qua si trovano Slovacchia, Malta, Grecia e Gran Bretagna. Queste quattro nazioni sono caratterizzate esattamente da questo livello di prezzo. Poi, qua fa vedere anche delle estensioni, perché poi vogliamo farle anche in maniera inferenziale, vogliamo sovrapporre degli intervalli di confidenza. Allora, questo va oltre quello che abbiamo fatto, ma in ogni caso qua c'è il codice e voi potete anche, se volete, metterci sopra dei livelli di confidenza per andare a vedere quanto com'è la vicinanza di un punto riga da un determinato punto colonna. Dunque, bene, poi perciò tutte queste cose che vediamo che abbiamo visto anche qua a lezione, l'analisi delle corrispondenze, componenti principali. E spero che abbiate apprezzato che mi sono fatto un mazzo come una casa per cercare di farvi capire. Vi ho messo anche l'algebra, il codice, tutto, ma sono tutte robe che vengono correntemente utilizzate da tutti gli istituti di ricerca avanzati. Capito? Perciò qua, lì a ISPRA, tutte queste cose, l'analisi in componenti principali, l'analisi delle corrispondenze, tutti questi metodi statistici, li sanno tutti. Dal primo fino all'ultimo, capito? Perciò è opportuno, insomma, certe cose di base saperle. Tutti lavorano con il linguaggio di programmazione e tutti sono in grado assolutamente di trattare determinati dati. Diamo un po', microfoni aperti, se c'è qualche intervento. Bene ragazzi, allora io spero di avervi preparati per il seminario. Allora ricordatevi perciò che mercoledì prossimo non c'è lezione, ma c'è il seminario a partire dalle ore 10. Io vi ringrazio, vi auguro una buona domenica e ci vediamo la prossima settimana. Ciao, arrivederci. Se vuoi.